Oggi è 5 marzo 2004, vero? 5 marzo 43, succedeva qualcosa, ma lo spiegheremo. Uno stacco. Marzo del 43 nasceva Lucio Battisti e noi non vogliamo ricordare Battisti, anche perché guardate che coincidenza straordinaria: 5 marzo 43 nasceva Lucio, 4 marzo 43 nasceva Lucio Dalla, queste due luci della canzone italiana. Noi non vogliamo ricordare Battisti, noi vogliamo parlare di Battisti e del suo transitare alla radio. Perché Battisti era una persona estremamente schiva, parlava male, lui si diceva che non parlava volentieri in pubblico. Lui cantava, del resto era un cantante, altrimenti sarebbe stato un parlante. In radio e televisione è apparso pochissimo, ma in radio ha fatto molto, la radio ha fatto molto, perché il successo di Lucio Battisti è radiofonico, era una sponda tra... Ricordate i vecchi impianti hi-fi con questo sintetizzatore, con l'amplificatore? Non si possa fare pubblicità, ma c'era una marca tra tutte che andava per la maggiore. Ecco, Battisti passava dalla radio ai 45 giri e agli LP. E quindi era un fenomeno tutto radiofonico. Noi vogliamo ricordarlo così. Vogliamo ricordare le volte che Lucio è stato in radio. Non sono tante, sono pochissime, sono 4 o 5 al massimo, le abbiamo tutte raccolte ed è il nostro omaggio a questo grande protagonista della canzone. Io, se posso esprimere una preferenza, ne ho una. Emozioni, d'accordo, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, d'accordo, ma quella canzone che Mogol, altro legame con Sanremo, Giulio Rapetti, scrisse a tre tipi di donne diverse, le abbiamo in sottofondo adesso, anche per te, no? La donna anziana, che non si guarda più allo specchio, una ragazza madre e una prostituta. E ricordate che parole intense? Ecco, ricordate. Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te, che poi entri in chiesa e preghi piano e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Per te che di mattina torni a casa tua perché... per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Per te che metti i soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Per te che di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti, lo accompagni a scuola e al tuo lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Morire di amore, non so, anche per te capire tu vuoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Al vento avrebbe detto sì, con una
non è proprio semplicissimo riprendere, perché le emozioni sono forti. È chiaro che questa è un po' come... è un po' la nostra storia, la storia di un certo, di una certa generazione che era sufficientemente adulta in quel periodo. Battisti e la radio, non ci sono tante, andiamo avanti, bisogna andare avanti appunto. Noi siamo andati a prendere le testimonianze grazie all'aiuto di Fabrizio Stramacci, che è stato essenziale in questo, essenziale in tutto ma in questo in particolare. Però ho superato Stramacci perché noi abbiamo portato un inedito, una partecipazione in più di cui non c'è più traccia nella radio, e la riproporremo qui stasera, la ricostruiremo. Con parole mie stavo per dire, sì, proprio il caso vero di con parole mie. Qui è Walter Chiari che intervista Lucio Battisti, 1969, Gran Varietà, sentirete che è impacciato, lui canta, non deve parlare, quindi non riesce a rispondere, controtempo, sembra quasi stonato, mi si perdoni ovviamente, e Chiari cerca di andargli intorno e lui dirà, ma no, canto, devo canto, mi ritorno in mente, e canta, mi ritorno in mente. Era l'anno di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, di un'avventura, di Mi ritorno in mente, di Noè Francesca, è timidissimo. Ecco, sentiamo da Gran Varietà, 1970, 30 novembre 1969, anno d'oro per la musica di Battisti. Tu quante canzoni in media scrivi, per esempio, ti vengono all'anno? 4 o 5 canzoni. Ora, onestamente, dillo tra me e te, non c'è nessuno che ci vede. Ecco, di queste canzoni, quante sono veramente... quelle che tu senti, una propria necessità di mettere in musica, in parole, uno stato di quel lirismo tossico del quale ci si deve liberare, ecco. Beh, di questo lirismo tossico praticamente direi tutte. Porca miseria, che coraggio che hai. Guarda che qui ci saranno tutti quanti da oggi in poi puntati come dei cecchini, invece del fucile un bel microscopio, a proprio vedere bacilli contro bacilli, che saranno vacillate dalla fortuna, spero sempre. Allora, ecco, Lucio Battisti nella sua canzone, quale? La canzone Mi ritorni in mente. Materialmente come Lucio, in realtà poi quando canta è una cosa, quando parla è un'altra, ma lo diceva, io sono qui per darvi delle emozioni, non devo parlare, devo dare con la musica. È un'intervista storica che lasciò Renzo Arbore in televisione quella volta. Altra testimonianza, 7 ottobre 1970, parte un programma rivoluzionario per la radio, parliamo di radio, qui si parla di radio, si chiama Formula 1, tutto improvvisato, con nomi straordinari. Paolo Villaggio era il timoniere, quindi tutte, non erano interviste ma domande cattivissime alla sua maniera, tant'è che a Battisti chiederà, ma tu ti senti autore, cantautore? E Battisti non risponderà, forse autore, forse cantautore, io canto, punto, e si metterà a cantare con la chitarra, quindi quello che ascolterete, è esattamente lui che con la chitarra canta Ancora tu, e si ferma a un certo punto, quindi non è un errore del maestro Lauritano o di chi ha tagliato la scheggia di Siriana Gioscia, no, per carità, e semplicemente si è fermato per dire questo è quello che so fare, non altro. E nel 1970, pensate che lì debuttava Tognazzi in Formula 1 con le sue ricette gastronomiche, quindi il momento in cui Tognazzi fa il gastronomo, Franca Valeri, Falco e Sacerdote erano gli autori, e Luciano Salce, grandissimo critico cinematografico in questo caso. Quindi Paolo Villaggio intervista Lucio Battisti, che alla fine poi dirà, guarda, io devo cantare, è inutile che mi fai domande. Quindi va lui in crisi, va Villaggio, il cattivone va in crisi. Sentiamo. E sentiamo come la pensa Lucio Battisti. Come autore, perché a tutt'oggi la mia attività più importante è quella di autore. Comunque preferisco non passare alla storia della musica. Ancora tu non mi sorprende, lo sai. Ancora tu
dovevamo vederci più. E come stai?